Vittorio. Ma è chiaro che in partite come queste, secondo me, poi ci sono delle situazioni in cui devi fare canestro, c'è poco da fare, è inutile girarci intorno. Quando sei sotto e devi recuperare, per quanto tu possa difendere bene, è necessario poi che in attacco si capitalizzi. Purtroppo così non è successo, non è capitato a me, non è capitato in altre due occasioni, e quindi purtroppo sicuramente un mea culpa, perché sono situazioni che bisogna chiudere, bisogna portare a termine e prendere 2/3 punti. È chiaro che secondo me oggi obiettivamente Casalpino ha meritato, nel senso che è una squadra che comunque è stata avanti praticamente tutta la partita. Noi l'abbiamo racciuffata con cuore, con grinta, di riffa, di raffa, però alla fine queste cose, quegli episodi a volte ti possono andare bene, a volte male, e purtroppo dopo Bari anche oggi paghiamo, secondo me, le cattive scelte, oltre che poi delle situazioni arbitrali che ci possono stare, non ci possono stare, ma ripeto, da quando gioco sono abituato a pensare molto più a quello dove io come squadra posso essere influente, piuttosto che pensare a quello che dove purtroppo io non posso farci nulla. A volte mi rendo conto da qualche partita ormai a questa parte che obiettivamente ci siamo un po' incartati, mi sembra. Tendiamo un po' a incartarci, tendiamo un po' a andare tutti sul lato del campo, tutti a mettere la palla a terra per fare qualcosa, cioè è diventato un po' il gatto che si morde la coda, e purtroppo questo qua è stata un'involuzione che abbiamo avuto per, non ho idea, le motivazioni, nel senso che comunque la squadra aveva trovato una sua identità, un suo modo di giocare che a tratti secondo me era anche un bel gioco per quello che facevamo. Poi piano piano Sansevero, Chieti, Firenze, sono state un po' tutte partite dove abbiamo fatto un po' fatica, ma poi siamo riusciti, come tu hai detto bene, con delle mari individualità a portarla a casa, grazie al pubblico, grazie al cuore, alla voglia di fare, al talento. Però poi è chiaro che alla lunga purtroppo queste cose, quando poi giochi con squadre organizzate come Casalpi, sono cose secondo me che puoi pagare, e purtroppo oggi l'abbiamo pagato.